che scherzi. Qui vedi, è senza traffico. Hai visto Lori, c'è la spalla? È tutta un'altra storia senza traffico. Gente può... ce l'hanno dentro, sì. Eh? Ora più avanti c'è il concerto. Addirittura la senti la differenza con il clamore del traffico, senti la gente parlottare. Questa è una caserma della polizia. Perché? Allora facciamo in tempo. Però qui è più bello. Andiamo avanti. Che ora è? 9:36. Ora alle 10 inizia. Qui ci sono, vedi, i posti a sedere. Qui c'è uno che intrattiene. Stefano Ricci. Stefano Ricci, creatore di alta moda maschile, ha esportato in tutto il mondo i valori del Made in Italy, del Made in Soho. Nei 40 anni di attività ha sempre portato alto il nome della città, sia come imprenditore e presidente del gruppo Classico Italia, da lui fondato, sia pure ha assicurato una nuova vita all'antico edificio fiorentino che opera in tanti di anno dal 1876 e che rischiava di sparire. Gli antichi telai disegnati da Leonardo da Vinci sono tornati oggi a produrre tessuti che costituiscono gli arredi delle dimore più prestigiose del mondo. Nel 1962 ha dato vita alla Stefano Ricci S.P., partendo dalla produzione delle cravatte, e in questi anni ha portato la fiorentinità nel mondo. Le sue 24 boutique parte di 5 continenti e esprimono contenuti sartoriali, artigiani e artistici che nascono a Firenze, dove viene concepita una parte della lavorazione. L'internazionalità del suo nome lo ha portato a vestire i capi di Stato e leader mondiali e ad ospitare intere delegazioni a Firenze, dove il negozio Palazzo Paraboni rappresenta un elegante biglietto da visita per tutta la città. A lui oggi la città di Firenze vuole rendere omaggio per aver difeso la tradizione e l'artigianalità della maggior produzione fiorentina, trasformandola in un'eccellenza internazionale. Per aver creduto nel lancio della produzione locale di altissima qualità, per aver portato alto il nome della città, impegnandosi nel tenere Firenze al centro del mondo e della moda, e tenendo sempre fede al valore della qualità, nella quale è tutta la città. Ecco qua, Stefano Ricci. Anche perché assomiglia a Karl Marx, se da riferire la guerra, è uguale, vero? E forse il vero motivo per cui Matteo mi ha invitato questa sera. Pochi giorni fa mi chiama il nostro signor sindaco e mi dice: vorrei vederti per San Giovanni vicino alla Spalletta, sul Lugano. Ho detto: giurami che no, questa volta non cerchi di buttarmi di sotto. Se no, ho pensato, mio malgrado, ti sto segnando, non c'è una cosa. Io onestamente, come fiorentino, sono emozionato perché so cosa vuol dire questa piccola moneta. Ha una storia che ha sempre gratificato tutti coloro che l'hanno ricevuta. E onestamente non so se me lo metto. Mi fa piacere però che qualcuno si sia accorto che l'antico edificio fiorentino avrà un proseguo.
Brevemente fu invitato da un personaggio fiorentino a visitare questa piccola bottega, questa piccola tessitura in San Frediano. E andai lì con mia moglie Claudia, miei figli Nicola e Filippo, così. Il mio lavoro è tessuto, tessitura, quindi sono abituato e affascinato a lavorare con, sulla trama e l'ordito. Quando sono entrato dentro l'antico edificio in via del Bernardino, mi ricordo che non guardo la via, ma mi sono reso conto che era come camminare nel mio lavoro 300 anni prima. I telai in legno, i telai a mano, addirittura le operaie si muovono come nel 1700, cioè molto lentamente, però non si possono disturbare da questo loro stato di incanto. E nello stesso momento in cui visitammo tutto, decidemmo, ce la sentiamo di riprenderlo un po' a balia, e credo che i frutti si vedano adesso. L'entusiasmo delle maestranze, gli ordini che arrivano da tutte le parti del mondo, io cerco di non disturbarli nella loro tranquillità, perché il giorno in cui si accelerano saranno sicuramente degli errori, si fanno male, ma desidero dedicare questo fiorino alle maestranze dell'antico sacrificio che con tanta passione, anche nei momenti duri, sono state legate a quei telai e a quelle spolette. Grazie a tutti voi.